Sedute del 16 e 17 ottobre. Il Consiglio regionale ha commemorato le vittime degli incidenti sul lavoro, discusso e respinto la mozione che chiedeva la revoca delle deleghe alla caccia all'assessore Sacchetto e proseguito l'esame del provvedimento per la riforma dell'urbanistica regionale. All'unanimità l'Assemblea ha anche approvato l'ordine del giorno proposto dal gruppo Federazione della Sinistra sullo sciopero della fame dei malati di sclerosi multipla e dei loro familiari per assicurare le cure domiciliari. Wi-Fi free nelle sedi del Consiglio regionale. Dopo l'approvazione della legge sul Wi-Fi, prosegue l'apertura delle reti internet libere e senza autenticazione in tutte le sedi regionali. Oggi tocca alle strutture del Consiglio regionale. Il Wi-Fi libero è disponibile a Palazzo Lascaris, in via Alfieri, nel Palazzo di Piazza Solferino e negli spazi intorno. Le sedi dell'Assemblea diventano così mezzo di circolazione e scambio di informazioni utili in rete per tutti i cittadini, senza bisogno di registrazione. Concorso di storia per le scuole. Alcuni dei principali argomenti della storia contemporanea sono stati affrontati il 15 ottobre a Palazzo Lascaris nell'incontro rivolto agli insegnanti in vista dell'annuale concorso per le scuole superiori indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione. Sono stati illustrati i tre temi di quest'anno. Dopo il terremoto, quale futuro per il campo di Fossoli? Il confine, l'esilio e il ricordo? E cittadinanza, l'orizzonte delle seconde generazioni. Eccellenze artigiane. Il 18 ottobre è stata inaugurata a Palazzo Lascaris la mostra fotografica Le eccellenze artigiane, scatti di Lella Beretta. Le immagini presentate testimoniano l'abilità degli artigiani, che affonda le radici nella laboriosità e nell'identità piemontese, capace di proiettarsi verso il futuro. La mostra è aperta al pubblico, ingresso libero, fino al 24 novembre, dal lunedì al venerdì, ore 10-18, e al sabato dalle 10 alle 12.30. Mostra sui ventagli. Ariose visioni, ventagli pubblicitari e immaginario collettivo è il titolo della mostra e il tema delle conferenze in programma tra metà ottobre e metà novembre alla Biblioteca della Regione di Via Compiensa 14 a Torino. L'esposizione, visitabile fino al 16 novembre, propone 100 ventagli a carattere pubblicitario prodotti a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Gli esemplari sono stati selezionati dalle collezioni private di Laura Borello, Maria Grazia Gobbi-Sica e Laura Pederzoli.